La SD Legnasco Calcio torna finalmente a casa. Lo scorso giovedì, in un clima festoso a cui ha partecipato l'intera comunità, è stato inaugurato il riqualificato campo da calcio di Via Luigi Dalmazzo, un'opera a lungo voluta dall'amministrazione comunale, ma che ha dovuto fare i conti con un lungo ed oneroso iter, che prevede, quale ulteriore intervento, anche la riqualificazione della ex bocciofila. Ospite dell'inaugurazione è stato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Così come i rappresentanti politici del Saluzzese, gli organi locali della FIGC, i bambini delle scuole di Legnasco e la locale squadra di calcio presieduta da Carlo Rivoira, e attualmente impegnata nel campionato provinciale di terza categoria. 19 ottobre 2023 è una data storica per noi lagnaschesi perché finalmente dopo anni di chiusura inauguriamo gli impianti sportivi. Inauguriamo un lotto degli impianti sportivi che è quello appunto del gioco del calcio. Siamo all'interno adesso del campo da calcio. Ho qui in mano il pallone da calcio autografato da Claudio Marchisio che non è potuto venire ma ci ha mandato un video bellissimo e il pallone autografato con dietro la firma del presidente Alberto Cirio che invece è venuto a onorarci con la sua presenza. Un momento storico perché? Perché è un investimento importante per i lagnaschesi, un investimento che farà ripartire i nostri giovani, proprio partendo dai più piccolini per arrivare alla squadra che sentite dietro in sottofondo urlare, stanno festeggiando, perché oggi il Lagnasco torna a casa. I lavori al campo sportivo, comprensivi di una nuova recinzione, di un moderno impianto di illuminazione e di irrigazione e della copertura della tribuna, sono costati complessivamente 400.000 euro, di cui 370.000 derivanti da un contributo erogato dalla Regione Piemonte. Riqualificati anche gli spogliatoi, gli annessi locali accessori e l'infermeria. Un intervento, quello effettuato al campo sportivo, che come accennato dal sindaco Dalmazzo, fa parte di una più ampia opera di riqualifica del complesso del bocciodromo, cantiere più volte interrotto a causa dell'inflazione, ma che si prevede possa concludersi a settembre in concomitanza con l'avvio del prossimo anno scolastico.